Il mercato dell'auto americano chiude il 2012 a quota 14,5 milioni di auto. È il livello più alto negli ultimi 5 anni. È infatti dal 2007 che il mercato non raggiungeva simili livelli. E il 2013 sarà anche migliore, con 15,3 milioni di nuove immatricolazioni, in aumento del 7% rispetto al 2012. Secondo questo analista, il momento favorevole continuerà tra i motivi della crescita e i bassi tassi di interesse, senza dimenticare l'arrivo sul mercato di nuovi modelli. Un contesto ottimistico cui si aggiunge la ripresa generale dell'economia. Crescerà ancora la Cina, che lo scorso anno ha prodotto 17,8 milioni di veicoli e dove nel 2013 la produzione sarà 10 volte più alta di quella registrata nell'anno 2000, quando la quota di mercato era del 3,5%, mentre quest'anno dovrebbe raggiungere quota 23,8%.